Messico è sotto assedio. Un complotto tanto insidioso quanto pericoloso minaccia la nostra nazione. Banditi provenienti da Roma e da tutta Europa stanno arrivando nel nostro paese per destabilizzare il governo, per annebbiare la mente e l'anima del nostro popolo, perché diventi gente invasata al servizio di interessi stranieri. Questa situazione, questo pericolo, questa minaccia non può essere ignorata. In primo luogo, ogni prete, vescovo o membro del clero nato all'estero sarà deportato immediatamente. Successivamente, condanneremo a 5 anni di carcere ogni sacerdote che oserà criticare il governo. Indossare abiti da lare in pubblico sarà severamente vietato. Vi garantisco che questo governo farà tutto quello che è assolutamente necessario per preservare la dignità del Messico. Stanno per arrivare. Vi dovete nascondere. Nascondere? Sono troppo vecchio per farlo. Vi prego, padre. Datemi retta. Nascondetevi a casa nostra. Dovrei scappare via da Dio. Questa è la mia dimora. E qui sarò al sicuro, José. José. Che uomo sei se non rimani sempre fedele a ciò in cui credi? Ricorda, non esiste gloria maggiore che dare la propria vita per Cristo. Adesso vai. Ora. Ti prego, padre. Ora. E corri la luce. Io rappresento
Forse ha sentito parlare di noi solo come la Lega. Veramente il nome era un altro. Cristiano. Ma non c'è un leader. Niente leader. Lei, generale. Mi scusi, non mi sono presentato. Generale, cos'è questo? Siete il generale Vecchio? Sì. Sono un prete. Sono un prete. Ho seguito questa guerra da vicino. I federali controllano solo le città toccate dalla linea ferroviaria. Tutte le altre città e villaggi saranno nostre. Ma combatteremo con onore, con dignità, con astuzia e con la grazia di Dio ne usciremo vittoriosi. Viva Cristo! Diranno che siamo giovani. Non ci accetteranno. Ma ci uccideranno se restiamo qui. Credo che lì. Anzi, lo so. Cosa volete? Diventare Cristeros, generale. E perché volete essere Cristeros? Il parroco che stava a Sahuayo è stato ucciso davanti a me. Mi stava insegnando a fare il chierichetto. Marta! Dai da mangiare a questi ragazzi! Sì, generale. Forza! Grazie mille. Così anche la gente nelle città avrà il coraggio di sostenerci. E Caius e i suoi non avranno più nascondigli. La mia strategia non può fallire. E fra poco tornerò da te.
tieni duro. Morti dal volere di Dio. Vai, prima che ti vedo. Hai forse qualcosa da dirmi? Beva Cristo Re! Viva Cristo Re!